si è pensato bene di allargare il percorso informativo per la reumatologia e abbiamo pensato di realizzare la settimana reumatologica siciliana. Se chiudiamo un documento del genere, indiscutibilmente possiamo essere a questo punto forti ancora di più nel dire queste sono le istanze. Oggi siamo alla seconda giornata del Reuma Day e incontriamo le associazioni dei pazienti. Direi che è quasi impensabile che non si corra insieme, perché chiaramente loro rappresentano la forza con le loro motivazioni in termini di richiesta di salute che noi dobbiamo soddisfare. Sono la spinta che ci porta ad andare avanti ed è un motore propulsivo, perché da un lato noi raccogliamo le loro istanze, i loro bisogni, dall'altro ci spingono a presentare questi bisogni. Le rivendicazioni sono quelle di far migliorare i centri di reumatologia esistenti in Sicilia. Loro rappresentano coloro che possono in prima battuta interfacciarsi con quelle che sono le istituzioni a cui facciamo seguito noi. Auspichiamo che ci siano dei posti letto per i malati reumatici, in quanto purtroppo veniamo curati solo in DH. Raccogliamo tutte le istanze e i bisogni, quello che attualmente non è stato risolto da un punto di vista delle istituzioni. La cosa che mi fa piacere vedere oggi è che sono presenti tutte, dalle associazioni per le malattie infiammatorie alla sclerodermia, ai pazienti lupici, alla fibromialgia, quindi anche loro sono riusciti a fare squadra e questo sicuramente consolida molto quello che è lo scenario delle associazioni, e guai a non dialogare con loro e a non camminare insieme a loro. Dobbiamo essere propositivi per stilare ed elaborare un documento comune e creare così un gruppo di lavoro che possa avanzare delle istanze su quelli che sono gli sviluppi futuri della reumatologia. Fino a poco tempo fa c'erano 4-5 posti letto a Messina e altrettanto a Palermo, e poi in tutte le altre 9 province non esistono affatto appunto dei reparti che possono accogliere questi tipi di malati. Bisogna di posti letto per ricoverare i nostri pazienti, ha bisogno di ambulatori che dispongano di posti in day service e in day hospital per poter curare una buona parte, una buona percentuale di pazienti che non hanno bisogno dell'ospedalizzazione ma che hanno bisogno di un ricovero e di terapie effettuate in ospedale, e di un territorio ricco di specialisti che possano rappresentare un filtro in fase iniziale ma un interscambio continuo con dei malati quando il paziente va in remissione. Quindi un protocollo d'intesa fra territorio e ospedale fatto proprio da colleghi specialisti sul territorio. Oggi più che mai dobbiamo essere molto propositivi. E quindi è un rapporto in cui io credo estremamente, credo che possiamo ottenere attraverso le loro richieste molte cose di cui abbiamo bisogno, quindi ben vengano questi incontri.